Intanto per adottare anche in Umbria il documento che è stato sottoscritto da ANCE e ANCI nazionali e soprattutto per dare benzina agli investimenti, visto che i comuni si sono dimostrati quelli più attivi e più efficaci negli investimenti, soprattutto in questi ultimissimi anni, per dare consistenza a delle proposte che riguardano sia le stazioni appaltanti che l'efficientamento dei regolamenti, che la telematica anche in ottica di trasparenza e anticorruzione. Quindi siamo a disposizione con le nostre proposte che spero il governo faccia proprio nella modifica del codice degli appalti, che è un sistema che funziona ma va aggiornato e modificato senza mettere in discussione il ruolo di nessuno. Settore d'inizio ha bisogno di tante cose, di un codice rivisto, perché mi sembra ormai acclarato che quello che c'è così com'è sta complicando più le cose di quanto non le semplifichi. E andare su, adesso non è che diciamo, evochiamo la solita politica keynesiana di investiamo sulle infrastrutture così per farlo. A parte che l'Italia ha un gap infrastrutturale notevolissimo, parliamo di 60 miliardi, mi pare, negli ultimi anni rispetto agli altri paesi della Comunità Europea. Noi abbiamo individuato da anni, non da adesso, tutta una serie di temi che sono essenzialmente le manutenzioni, le messe in sicurezza delle scuole, dei fabbricati pubblici, delle ripe, delle sponde dei fiumi, delle strade, dei ponti. Noi dobbiamo, cioè, far capire all'opinione pubblica, ai nostri governanti, che certi sistemi, adesso parlo, non voglio scendere nei tecnicismi, ma insomma, questi maxilotti, queste catene di montaggio di questi appalti, forse hanno fatto il tempo che trova, forse ci vogliono altri sistemi. Perché il controllo poi, quale sia la buona volontà, poi sfugge e possono succedere delle cose spiacevoli come diciamo, il fallimento, le procedure concorsuali che implicano non una azienda grande, ma poi tutte, non solo, ma tutte quante la filiera che arriva fino al benzinaio, insomma, che dà la benzina ai camion.